melanoma, minore incidenza in Italia per i nati dopo il 1975. Lo studio ha valutato le tendenze dell'incidenza del melanoma cutaneo in Italia dal 1994 al 2013. In questo arco temporale l'incidenza della malattia è aumentata costantemente e regolarmente, a un tasso medio annuo del 3%, che è un tasso considerevole. Tuttavia, dietro questa tendenza complessiva c'era una novità che lo studio ha messo in evidenza. Nelle ultimissime generazioni di italiani, infatti, si è osservato prima un appiattimento del rischio e successivamente una flessione nelle ultimissime generazioni e nell'ultimo scorcio temporale disponibile per lo studio. Questo cambiamento è stato reso possibile dal fatto che gli italiani di queste generazioni hanno imparato a proteggersi dal sole, che rimane il fattore di rischio primario per questa malattia. Questo dimostra tra l'altro anche l'efficacia delle campagne di educazione che sono state portate avanti negli anni da vari soggetti della società civile. Perché i giovani hanno un rischio assoluto più basso, in assoluto, e perché sono una parte molto piccola della popolazione. Però i risultati dello studio sono ugualmente importanti, in quanto sono una sorta di istantanea sul momento esatto in cui la cosiddetta epidemia di melanoma ha cominciato, si può dire, a finire. Infatti le nuove generazioni che si affacceranno dietro a queste ne mutueranno lo stesso comportamento virtuoso, forse anche più virtuoso ancora, e tutte queste nuove generazioni, che sono generazioni a più basso rischio, invecchiando lentamente nei decenni, sostituiranno quelle precedenti che hanno un rischio elevato. Alla fine questa dinamica può realmente avere un impatto sull'andamento complessivo della incidenza della malattia in Italia. Occorreranno decenni e occorrerà anche monitorare l'andamento dell'invecchiamento della popolazione, perché quando si creano le condizioni per una riduzione di incidenza di un tumore maligno, l'invecchiamento della popolazione può erodere e perfino annullare completamente questa possibilità.